Ma voi rugbisti di Leicester avete festeggiato lo scudetto del calcio? Ovviamente sì, Con Ranieri? ovviamente sì. Con Ranieri prima, nel senso che l'avevo conosciuto, siamo andati a pranzo insieme, io e un altro ragazzo italiano, ci ha offerto il pranzo anche, quindi non vedo l'ora di rivederlo perché ci Per offrisse dargli anche un altro qualcosa. pranzo. Eh Anzi, sì, se lo perché ci porti a offrisse Padova, anche. Ecco, infatti. trovo in palestra ad allenarsi Leonardo Ghiraldini. Ciao Leonardo, allenatore del Tolosa, adesso, ex Leicester e della nazionale. Senti Leonardo, ma a Tolosa sei già stato, hai già preso casa? Sì, a Tolosa ho già fatto il trasloco, ho conosciuto il club, ho conosciuto le strutture, ho visto la città, fantastico, quindi Una città adesso piena di sole. sì, un po' diversa rispetto all'Est, un po' diversa, quindi Leicester pioveva sempre. sai, in Inghilterra è difficile vivere per un italiano. Hai una costola rotta. Com'è successo? Purtroppo in semifinale, insomma, un infortunio di gioco che ci sta. A fine stagione che mi blocca appunto anche la possibilità di andare via con la nazionale, col tour con la nazionale, con un nuovo allenatore. Oshie, che è il nuovo CT, il nuovo tecnico della nazionale, è una persona ovviamente con grandissima esperienza, ma allo stesso tempo giovane, che ha tanta voglia di successo e sono sicuro che inizierà nel modo migliore. E comunque, anche se hai una costola rotta, continui ad allenarti, vedo. Ho ripreso, sì, ho ripreso anche perché appunto non riesco a star fermo e farmi trovare pronto, insomma, alla preparazione con quel Tolosa. Nella tua Padova. Nella mia Padova, sì, aspetto il sole perché insomma, dopo 2 anni inglesi di pioggia, ma sicuramente le temperature sono diverse, quindi già questo è più piacevole. Buongiorno, mattino.